della Bibbia, ciclo di conferenze su Abba, Padre, la paternità divina della Bibbia, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nei mesi di febbraio-marzo 1999 da Monsignor Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Quinta Conversazione, sabato 27 marzo 1999 Il Padre delle Misericordie, secondo Paolo. Quest'ultima lettura biblica che dedichiamo al tema della paternità di Dio nel Nuovo Testamento è indubbiamente una delle più complesse, una delle più difficili. Alle spalle abbiamo, come ricorderete, il fascino del Padre nostro che indubbiamente esprime quella fragranza, quell'intensità quella trasparenza e anche se volete quella divinità, diciamo noi credenti, che Cristo riesce a trasmettere. Qui ci troviamo nell'interno di una riflessione teologica piuttosto ardua. Prima però di entrare in questo orizzonte che è duplice, rappresentato da Paolo e da Giovanni, Vorrei raccogli raccogliere ancora il filo del Padre Nostro e lo faccio con una testimonianza che mettiamo così in apertura, quasi come per creare l'atmosfera, l'atmosfera della riflessione che però dovrebbe sbocciare sempre nella contemplazione, nell'orazione. Vorrei proporvi una rielaborazione del Padre Nostro come abbiamo fatto in finale con quel testo sempre affascinante di Dante, il canto undicesimo del Purgatorio. Vorrei invece farlo con un teologo, un teologo contemporaneo, anzi uno dei grandi teologi del nostro secolo, nato nel 1904 e morto nel 1984. Si tratta del tedesco Karl Rahner che nella sua opera Necessità e Benedizione della preghiera, tradotto in italiano nel 1994, ha rielaborato il Padre Nostro per sé come teologo e per i fedeli durante una sua predica nella Chiesa di San Michele a Monaco di Baviera. È una preghiera teologica che però conserva ancora, se Dio vuole, lo spirito, la spiritualità profonda del Padre Nostro, che ne è l'anima. Padre Nostro che sei nei cieli del mio cuore, anche se esso sembra un inferno. Sia santificato il tuo nome sia invocato nel silenzio mortale del mio perplesso ammutolire. Venga a noi il tuo regno quando tutto ci abbandona. Sia fatta la tua volontà anche se sulla terra si uccide, perché la tua volontà è la vita e ciò che in terra sembra la fine, in cielo invece è l'inizio della tua vita. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, facci pregare anche per questo, che non ci scambiamo mai con te, neppure nell'ora in cui tu ci sei vicino, e invece notiamo meno dalla nostra fame di essere povere e insignificanti creature. Rimettici i nostri debiti e nella prova preservaci dalla colpa e dalla tentazione, che in fondo è una sola, di non credere in te e di non comprendere il tuo amore. Ma liberaci da noi stessi, liberaci in te, liberaci nella tua libertà e nella tua vita. Parliamo a Dio così. Con molto meno parole e molto più cuore. Ecco questo teologo che ha scritto libri difficilissimi in un tedesco che, ironicamente, suo fratello, che pure era teologo, Hugo Rahner, definiva impossibile: tant'è vero che sognava come compito della sua vita di accademico in pensione di tradurre in tedesco le opere in tedesco del fratello. Ebbene, questo teologo così difficile, così arduo, come vedete, quando si lascia attrarre dalla forza del Padre nostro, riesce a ritrovare anch'egli una sua trasparenza, una sua immediatezza, pur conservando sempre il rigore, se volete, o comunque una tonalità alta che è quella propria della teologia. Ebbene. Noi cominciamo questa sera in una prima grande tavola. Potremmo veramente immaginare una delle grandi icone nella quale è rappresentato Giovanni l'Evangelista. Cominceremo con la teologia sulla paternità di Dio di Giovanni. Io per aiutarvi a seguirmi, dato che il discorso è piuttosto complesso, come dicevo, vorrei idealmente che voi con un po' di fatica, indubbiamente, aveste quasi a chiudere gli occhi idealmente alle cose esteriori, cioè idealmente essere capaci di creare quell'ascolto che è l'ascolto più alto, quello più complesso. Voi sapete che ci sono stratificazioni molteplici di ascolto. Per ascoltare anche una grande musica, pensiamo alla passione secondo Matteo di Bach, è possibile avere un eco carezzevole che ti percuote il timpano ed è possibile avere anche un ascolto che ti travalica cervello, cuore, ti giunge nelle, nei precordi più profondi dello spirito, nei luoghi più segreti. Ecco, è necessario per raggiungere quel livello, almeno i livelli intermedi, è necessario creare un po' un'oasi d'ascolto. Quindi il compito principale è vostro perché io questi temi più o meno li pratico, li conosco quindi. Però in questo caso anch'io non sono particolarmente in grado di trasmetterveli in modo tale che siano così affascinanti come erano per esempio quando facevamo risuonare le parole di Gesù perché Gesù, tra l'altro, oltre ad avere la profondità estrema del suo messaggio, aveva però questo linguaggio che ha striato tutta la cultura, tutta la letteratura, tutta l'arte e tutta la semplicità del cuore degli uomini, degli uomini di questi due millenni. Ebbene, io userò questo metodo, cercherò soprattutto di farvi risuonare delle parole, delle parole di questi. Di Giovanni I e di Paolo poi che sono teologi, che partono dal Messaggio di Cristo ma naturalmente lo rielaborano, lo, inter lo interrogano, lo interpretano, lo illuminano, lo trasfigurano, alcune volte anche lo tendono verso nuovi orizzonti. Ascoltate, io sono Giovanni, ho visto cose oscure, come Aquila egli sale verso i bagliori di Dio. Così definiva Giovanni Victor Hugo nella sua opera Contemplazioni. Come vedete il punto di partenza era questo, ascoltate perché io ho visto. Vedete l'ascolto e la visione sono un po' le due componenti della teologia di Giovanni. Noi naturalmente ci fermeremo soprattutto sulle sue parole, parole del Vangelo, dicevo, per questa prima icona. Il suo Vangelo è composto di 15.416 parole greche, 879 versetti. Egli usa un, vocabolo, un vocabolario, un lessico ridottissimo tutto sommato, 1.011 parole. Usa soltanto queste parole per arrivare fino alle cose oscure, per salire, ricordate l'immagine dell'Aquila che gli è stata attribuita, per salire anche nelle vette dei cieli del mistero luminoso di Dio. Ebbene, proprio l'uso delle parole specifiche è la considerazione preliminare che voglio fare. Giovanni ha un suo vocabolario un vocabolario che riconoscono subito coloro che si abituano a leggerlo con attenzione. Ma penso anche chi legge in superficie i livelli famosi dell'ascolto, si accorge subito che Giovanni usa un altro linguaggio, mette in bocca a Gesù un altro linguaggio rispetto a quello che noi ritroviamo nei sinottici, che è abbastanza omogeneo. È per questo motivo che quando egli defi deve definire la nostra filiazione, la filiazione di Cristo, cioè deve definire il rapporto che lega Cristo e noi al Padre, egli usa un vocabolario proprio, in modo da creare una distinzione e questa distinzione sarà la base anche della nostra riflessione sulla teologia di Giovanni, mi spiego, egli per parlare del fatto che Cristo è figlio di Dio usa un vocabolo greco, che è il vocabolo più comune per indicare figlio, cioè Ios. Cristo è Ios, l'unico Uios, al singolare, l'unico figlio, lo dovremmo rappresentare nella nostra traduzione con la F maiuscola, come spesso si fa. Noi, tutti gli uomini, l'umanità, sono invece Tecna. Tecna, singolare tecnon, è un vocabolo greco che indica un altro tipo di filiazione, una filiazione se volete un po' più blanda, meno intensa dell'uglios. Quindi abbiamo già in Giovanni attraverso l'uso delle parole già la distinzione di due livelli. C'è il primo livello che potremmo rappresentare così allora, Dio è padre di Cristo. Questa dichiarazione naturalmente viene sfrangiata e viene sfrangiata in molteplici forme, in molteplici colori, in molteplici iridescenze. Questa distinzione tra noi e Cristo nell'essere figli di Dio appare anche, se ricordate in maniera molto sensibile, in quella mattina. La mattina di Pasqua, quando Giovanni ci presenta l'incontro tra il Risorto nell'interno di quel giardino cemeteriale di Gerusalemme, l'incontro tra il Risorto e Maria di Magdala. In quell'occasione, voi sapete che Maria di Magdala deve fare un itinerario faticoso per riuscire a raggiungere il Cristo Risorto non Gesù di Nazareth che aveva conosciuto, cioè il mistero del Cristo glorioso. E in quell'occasione Gesù le dice queste parole. Notate la distinzione. Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Come vedete è chiaro che il messaggio che Maria di Magdala deve comunicare, nel capitolo ventesimo, il versetto 17 del Vangelo di Giovanni, è un messaggio che ha nel suo interno questa distinzione. Il padre mio, ma c'è anche il padre vostro. E molto spesso nel Vangelo di Giovanni Cristo entra in scena e parla del padre mio, distinguendolo nettamente da quel rapporto che pure intercede tra Dio creatore e le sue creature. Ho detto questo rapporto è un rapporto che Giovanni fa trascolorare. Ecco, e da questo momento in avanti io mi affido alle parole di Giovanni. È un rapporto d'amore e d'amore reciproco. Sentite, il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Il padre ama il figlio e gli manifesta tutto quello che fa. Il Padre mi ama perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Sono citazioni che in pratica attraversano, sono come dei frammenti che attraversano tutto il Vangelo di Giovanni. C'è anche la risposta d'amore del Figlio, naturalmente, nei confronti di questo amore verticale che discende su Gesù. Il figlio vive per il padre, onora il padre suo, conosce il padre, noi sappiamo che il conoscere biblico indica l'amore, ama il padre, rimane nel suo amore. Come vedete tra l'uno e l'altro corre una specie di flusso, di corrente viva d'amore. Ed è per questo motivo che allora, se due persone sono tra di loro unite nell'amore, sono unite. Ecco un altro colore del rapporto tra Cristo e il Padre, tra il Padre e Gesù. L'unità. Io e il Padre siamo una cosa sola. Il Padre è in me e io nel Padre. Una dichiarazione di comunione completa. È un'unità, vedete, di essenza e di azione, come Gesù fa notare un giorno al suo discepolo un po' distratto, a Filippo, che gli chiede di mostrargli il Padre di cui parla così tanto. La risposta di Gesù, se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Non credi, Filippo, che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io dico non le dico da me, il Padre che è in me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Come vedete notate la reiterazione a ondate che è tipica, abbiamo già avuto occasione più di una volta di dirlo, poi quando leggerete qualsiasi pagina dei grandi discorsi di Gesù nel Vangelo di Giovanni dovrete sempre ricordare questa tecnica che è semitica però è usata in una maniera particolare da Giovanni, questo flusso continuo per cui le onde continuamente ritornano su se stesse. Adesso avete sentito come più volte è stato detto sempre lo stesso concetto, e cioè che il Padre... E in me, io sono nel Padre, le sue parole, le sue opere sono dentro di me, io manifesto le sue parole, le sue opere. Ed è soprattutto in quella sera, al piano superiore di quella casa di Gerusalemme, ornata con tappeti, dove Gesù celebra l'ultima sua cena, che Giovanni però non descrive, ricorda soltanto. Quei lunghi discorsi che Gesù tiene in quella sera, là proprio, mentre sta per calare la notte di quel, quella che sarà l'ultima notte di Cristo sulla faccia della terra, ebbene in quel momento Gesù, quando finisce il suo discorso, ricordate quel lungo discorso che è come se fosse una specie di immenso fiume, che lentamente s'avanza e alla fine, anziché... Avere come estuario un oceano che è in basso sale un po' verso l'alto in un oceano di luce ed è quella che viene chiamata la preghiera sacerdotale, un po' impropriamente. Ecco, è in, soprattutto in quell'ultimo momento che emerge questo legame di unità. Tutte le cose che mi hai dato vengono da te, le parole che hai dato a me. Sono uscito da te, io vengo a te. Tu Padre sei in me e io in te. La gloria che hai dato a me io l'ho data a loro perché siano come noi una cosa sola. Notate anche in questo caso l'insistenza su questa unità. Ma vorrei proporvi anche un altro colore. Amore, unità. Se c'è questo legame profondo, Cristo è per eccellenza il rivelatore del Padre. È Colui che comunica il mistero di Dio. Egli si presenta sulla scena come colui che può parlare più di ogni altro, anzi, è l'unico che può parlare di Dio, perché tra lui e Dio non c'è la distanza, che pure il più grande profeta, che il gran, la grande guida Mosè aveva, sentendo sempre Dio come un gorgo di luce nel quale non poteva fissare gli occhi, pensate Mosè, che non può neppure vedere il volto di Dio. Tutta la possibilità che ha avuto è stata quella di vederlo mentre si allontanava e di vedere il suo dorso, come dice suggestivamente il libro del, dell'Esodo, mentre Mosè era rinchiuso nell'interno di quella grotticella e la mano di Dio copriva l'apertura, in modo che il passaggio di Dio fosse soltanto un bagliore remoto, come una figura. Che da lontano tu intravedi. Ebbene, Cristo si presenta invece come colui che ha visto e che sa. Lo è rivelatore perché comunica la realtà misteriosa e trascendente di Dio, il segreto ultimo di Dio, il cuore. Ascoltate ancora, tra l'altro, in inizio, le prime... Parole che io leggerò sono quelle conclusive, il suggello e quel gioiello in assoluto che è il capitolo primo, il grande inno prologo del Vangelo di Giovanni. Dio nessuno lo ha visto, proprio il figlio unigenito che è nel seno del Padre, notate anche questa immagine di tipo, diremmo quasi, fisiologico, sessuale, il grembo. Eston kolpon, tra l'altro in greco c'è non che è nel, ma che è rivolto in una tensione, c'è eis, che in greco è una preposizione che indica una comunicazione, un tramite vivo. Il figlio onigenito che è nel seno del padre, lui lo ha rivelato. Ho fatto conoscere il tuo nome, puoi sapere nel linguaggio biblico è la persona, il nome. Ho fatto conoscere la tua persona agli uomini che mi hai dato nel mondo, dirà alla fine della vita, Gesù, inizio e fine. Cristo ci rivela non solo l'essenza di Dio, Egli è il rivelatore della parola anche, cioè del messaggio che Dio ci vuole comunicare. La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Io dico al mondo le cose che ho udito da lui. Come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. Tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Le parole che hai dato a me. Io le ho date a loro, io ho dato a loro la tua parola. Anche in questo caso ho preso proprio dei lacerti, cioè dei, dei frammenti di tutto il Vangelo. Vedete come, con quale costanza si ripete che io ho dato a loro la tua parola. Egli è venuto a portare la parola e la sua parola altro non è che l'eco della parola di Dio che risuona in noi. Ancora questa rivelazione ha un altro aspetto. Il Figlio comunica anche, rivela la vita divina e tutte le volte che si rivela la vita, inesorabilmente questa vita dilaga ed entra anche nella creatura. Come il padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al figlio di avere la vita in se stesso. Tra parentesi, vi faccio notare che nel Vangelo di Giovanni, e questo anche quelli che non sanno il greco riescono a capire, il gioco dei vocaboli, cui facevo cenno prima, vi ho detto, ios tecna, Cristo ios, noi solo tecna. Giovanni usa anche due vocaboli per indicare la vita. E sono vocaboli che noi conosciamo, quelli che non sanno il greco, perché è entrato, no? nostri, molti vocaboli nostri sono di matrice latina o di matrice greca, attraverso la mediazione magari del latino. Egli usa due vocaboli, uno più raramente l'altro in maniera invece più consistente, quasi mai il primo. Dios. Dios è la vita, è la vita fisica. C'è cioè anche questa perché è un dono del creatore. Quella vita che corre nell'interno delle nostre vene, nell'interno delle nostre arterie, nell'interno del nostro cervello, di tutto il nostro essere fisico, che è nelle coordinate dello spazio e del tempo. Ma egli usa molto di più quando parla, come in questo caso, di ciò che ci ha dato Cristo attraverso il Padre, Cristo Rivelatore del Padre, parla di Zoe. Zoe, come sapete, biologia e bios da una parte. Zoe noi l'abbiamo usato in una forma particolare per indicare per esempio la zoologia e gli animali, cioè siamo rimasti sempre a quel livello, ma Zoe nel linguaggio di Giovanni indica invece la vita trascendente. Tant'è vero che spesso ha un aggettivo insieme, Aionios, che vuol dire eterno, ma che non indica una vita che non ha mai fine, indica la vita stessa di colui che è eterno, cioè Dio, la vita divina. Ecco allora come il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Vedete il dilagarsi della vita? Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Come il Padre ha la vita, ha mandato me. Io vivo per il Padre, così colui che mangia di me vivrà per me. E qui è il famoso discorso, come tutti ricorderete, che Gesù tiene nell'interno di quella sinagoga che i pellegrini ancora vanno a visitare là sul lago di Tiberiade a nord nella città di Cafarna, in realtà quella sinagoga è posteriore, posteriore forse di 4-5 secoli a Cristo, però sotto quel pavimento, quella di quella sinagoga abbastanza sontuosa, sotto ci sono ancora le tracce di quella molto più modesta e polverosa sinagoga nella quale Gesù pronunciò quel discorso che fu anche, come dicono gli studiosi, il segno della svolta di, Caf di Cafarna, nella svolta galilaica, quando alcuni cominciarono a non andare più con lui, convinti che fosse un pazzo, che fosse perlomeno un blasfemo, un folle. Volete andarvene anche voi? È quella domanda che egli lascia serpeggiare tra i suoi ascoltatori, dopo aver anche detto che tra di voi c'è uno che è già posseduto da Satana. E se c'è la risposta gloriosa di Pietro, però c'è anche il dubbio di molti. Ebbene, in quell'occasione egli aveva dichiarato proprio questo, colui che mangia di me vivrà per me, è il simbolo del cibo peraltro, è il simbolo della comunione e questa comunione di vita. Ancora, la rivelazione che il Figlio ci fa è la rivelazione dello Spirito Santo che procede dal Padre, cioè è la rivelazione, la comunicazione di una presenza nella storia di Cristo e di Dio, cioè della Trinità attraverso lo Spirito. Infatti sempre nell'interno di quell'ultima sera, ma anche in altre occasioni, egli ricorda che, Gesù ricorda che colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, è lui, è Cristo in questo caso. E colui che Dio ha mandato dà lo Spirito senza misura. Vi manderò dal Padre il Paraclito, lo Spirito di verità che procede dal Padre. E da ultimo, la rivelazione che Egli ci porta è anche una rivelazione che inquieta. È una rivelazione che conosce anche, se volete, un po' il terrore, che conosce anche il momento del giudizio. Infatti, Egli ricorda che, il Padre ha consegnato a lui il potere di essere il rivelatore scatologico, come si dice, cioè colui che svelerà i segreti di tutti i cuori, giunto alla fine della storia. Il Padre non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio, al quale ha dato il potere di giudicare. Come vedete abbiamo fatto passare tante parole e tutte queste frasi di Cristo indicano indubbiamente questo legame profondo d'amore, di unità e di rivelazione che intercorre tra Dio, il Padre e il Figlio Ios, il Figlio con la F maiuscola. Un legame, vedete, solenne che comprende non solo la completa compenetrazione nell'uno e nell'altro, il Padre è in me io solo nel Padre, ma comprende anche questa delega solenne di trasmettere al mondo il messaggio, di trasmettere al mondo lo Spirito, di trasmettere al mondo la vita di Dio, di trasmettere anche il giudizio. Ed è a questo punto che allora possiamo passare all'altro aspetto di questa teologia giovanea della paternità di Dio. È facile di per sé ricordare. Il duplice movimento della teologia di Giovanni da un lato c'è questo movimento verticale e discensionale, che è quella della paternità di Dio che scende in maniera unica sul figlio, ma c'è un altro movimento che potremmo quasi dire discensionale poi orizzontale che è quello della paternità di Dio che passa attraverso il Figlio ed entra lateralmente nei fratelli, cioè negli uomini, nell'umanità. Il Figlio è la via che conduce noi al Padre, è la via che trasmette a noi l'amore del Padre, come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così... Anche colui che mangia di me vivrà per me. Sentite il passaggio dalla verticalità all'orizzontalità. È per mezzo suo che noi siamo ascoltati dal Padre. La preghiera che noi facciamo nella liturgia da questo punto di vista è strettamente teologica rispetto alle semplici devozioni. Come concludiamo noi le nostre preghiere? Sempre in questa maniera per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che vive e in regna. Infatti Gesù aveva detto tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo concederà. Vedete la preghiera deve passare attraverso il Figlio, e riconoscendo il Figlio che noi otterremo dal Padre la gloria. Se uno mi serve il Padre lo onorerà. E se volete in sintesi per rappresentare questo movimento orizzontale, verticale, discensionale prima e poi ascensionale per noi, io penso che la sintesi più efficace ci, ci è offerta non dal Vangelo di Giovanni ma da un altro scritto che appartiene al cosiddetto corpo degli scritti giovannei. Cioè, anche le lettere, e in maniera particolare quel capolavoro che abbiamo avuto già l'occasione di commentare a suo tempo, la prima lettera di Giovanni, uno dei testi di alta teologia del Nuovo Testamento, tra l'altro scritto in una maniera anche particolarmente suggestiva. La prima lettera di Giovanni ha questa frase in 2:13: Chiunque nega il figlio non possiede nemmeno il padre. Chi professa la sua fede nel figlio possiede anche il padre. Penso che questa dichiarazione, che come vedete è costruita col parallelismo semitico, antitetico, prima il negativo e poi il positivo, esprima chiaramente come deve essere la fede cristiana, cristologica. Se noi dobbiamo salire a Dio, dobbiamo salire attraverso il mediatore per eccellenza che è unico, il Figlio. Chiunque nega il Figlio ha negato automaticamente il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio, costui, vedete, non si dice crede anche, ma possiede il Padre. Perché la fede biblica, come ben sapete, non è sapere delle verità su Gesù Cristo, delle verità dogmatiche. Che sono nell'interno quasi di un ideale trattato, e invece aderire in pienezza. È per questo che si usa il verbo possedere. Chi possiede il padre e perché ha professato la sua fede nel figlio. E la fede è adesione. Ed è a questo punto che allora possiamo dire, e concludiamo bre questa breve, questo breve ritratto della nostra filiazione. Possiamo dire che il legame che noi abbiamo col Padre è sostanzialmente un legame cristologico, mediato attraverso Cristo ed ha la caratteristica di essere amore. E qui allora vi voglio proprio, voglio lasciar parlare quasi Giovanni. Ancora una volta provate se riuscite ancora a seguire questo flusso continuo di parole, però vedete che i temi sono pochi fondamentalmente, sono temi quasi stagliati in sé, ecco, se voi seguirete queste parole sentirete che questo legame, come il padre era legato al figlio attraverso l'amore, il figlio era legato al padre attraverso l'amore, al figlio per eccellenza, noi, Tecna, noi figli, dobbiamo ricevere quell'amore e ricambiare quell'amore ed è questo il segno della nostra filiazione divina. Dio, ricordate queste parole nella notte, nella notte di Nicodemo, la notte ventosa di Nicodemo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Qui siamo a Cafarno, invece, nel discorso dell'Eucaristia cosiddetta, del pane di vita. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E qui c'è questa immagine della moneta e della dimora, dell'intimità nell'interno di una casa spirituale nella quale si è tutti insieme come se fossimo un'unica famiglia. Il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio. Vedete sempre il passaggio attraverso Cristo comunque. Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato. Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente? E quest'ultima frase è della prima lettera di Giovanni ed è quasi il suggello, il sigillo. Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e per esserlo realmente. Io concludo l'icona di Giovanni, l'amore del Padre verso il Figlio, l'amore del Padre verso i figli. Lo concludo, vorrei concluderla con alcune parole bellissime. Che Giovanni mette sulle labbra di Gesù, là, in quella cornice che forse qualche qualcheduno di voi, non molti perché si va di meno in quest'area, quando è stato pellegrino nella Terra Santa, ha ricordato, forse ha letto proprio in quell'occasione, passando attraverso quella regione aspra che è la Samaria, nell'interno di quella città, vicino a Sicar il pozzo, la donna, il sole incandescente di una giornata calda, forse d'estate, Gesù stanco, il dialogo con quella donna, quel dialogo che fiorisce in dichiarazioni che sono peraltro di una grandezza unica, hanno attraversato i secoli, la riflessione sulla libertà, la riflessione sull'acqua, quell'acqua che disseta per sempre, ma soprattutto io vorrei ricordarvi quelle parole in cui appare il nome del Padre e sono quelle parole che definiscono il vero culto cristiano, guardando quel monte, quel monte verdeggiante, tanto caro anche ai samaritani di oggi, che lassù sperano, celebrano ora la loro Pasqua e lassù sperano che venga il Taev, cioè il restauratore, cioè il Messia loro, ebbene il monte Garisim. E idealmente Gesù fa trapassare questo monte da un raggio, una specie di dissolvenza che fa balenare sullo sfondo l'altro monte, il monte caro a lui, come ebreo. Il monte, anch'esso del Messia, se volete, il monte di Sion. Credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. È giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Passiamo alla figura di Paolo. In questo caso, evidentemente, non c'è bisogno di dire quanto la teologia di Paolo sia importante, quanto la sua icona possa essere rappresentata, per esempio, con quell'immagine che ci ha lasciato Crisostomo, Giovanni Crisostomo, il grande predicatore della chiesa Cappadoce, della chiesa di del, un'area dell'attuale Turchia, il quale immaginava Paolo come se fosse un nocchiero che continuamente stava su questa barca, che era la barca della chiesa travolta dalle tempeste, e faceva contemporaneamente il marinaio e il nocchiero, faceva contemporaneamente Coluccia, urlava ai venti e consolava e confortava i suoi fedeli impauriti. Una figura di grande potenza, di grande potenza anche intellettuale, una figura, io ho avuto più volte occasione quando abbiamo commentato i suoi scritti di ripetervi, di ricordarvi che egli non era però un teorico, non era, anche se aveva questa mente così straordinaria, questa intelligenza così acuta, ma proprio il suo dettato stesso ci rivela che era un passionale, che era prima di tutto un uomo che sentiva visceralmente ciò che poi elaborava mentalmente, che era soprattutto un pastore. E quindi molte delle sue lettere sono attraversate dai problemi concreti delle chiese, pensiamo alla prima lettera ai Corinzi, e qualche volta anche erano attraversate da quello sdegno che è proprio quando egli vede dei discepoli che stanno tralignando, i Corinzi soprattutto, è un cuore che anche sente la bellezza dell'amicizia nei confronti degli amatissimi filippesi. E che alla fine ci lascia come ultimo documento, probabilmente dal punto di vista cronologico, quel biglietto delicatissimo a Filemone, quel biglietto nel quale Paolo persino si permette di fare dell'ironia nei confronti di questo suo amico a cui raccomanda uno schiavo, non più come schiavo ma come... Fratello, perché è figlio suo, dice, figlio di Paolo, che l'ha generato mentre era nelle catene portandolo alla fede, e c'è anche quel sogno finale di Paolo di poter tornare a casa di questo amico, sogno che probabilmente sarà frustrato perché quella casa nella quale egli veniva accolto con affetto non lo vedrà più, perché egli morirà forse sotto la persecuzione di Nerone. Ebbene, questo ecco, teologo, che è anche pastore. Quando tocca il tema della paternità di Dio lo fa in una maniera abbastanza eh, curiosa, abbastanza interessante, perché sposta l'asse rispetto a Giovanni. Giovanni, vedete, ha celebrato soprattutto la paternità padre, Dio padre, Cristo. Paolo fa il contrario invece, si interessa molto di più della nostra filiazione, della paternità divina nei confronti di noi, suoi figli, dell'umanità, facendo anche a quella di Cristo, ma tutto sommato quasi in maniera secondaria. Ma io vorrei cominciare prima di tutto con un saluto che quasi c'è sempre, spesso, almeno c'è all'inizio delle lettere di Paolo. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. E dal Signore nostro Gesù Cristo. La maggior parte delle lettere che costituiscono l'Epistolario Paolino autentico inizia proprio con questo saluto che comprende, come sentite, la formula greca e quella ebraica. Eh? Non vi siete accorti? Grazia a voi, charis, la è il saluto greco. Grazia. Poi dopo pace, shalom è il saluto ebraico. Ma il saluto di grazia e di pace da chi viene, da Dio nostro Padre. Al centro ci sono queste figure, il Padre e il Figlio per eccellenza. La finale, qualche volta, pensiamo per esempio alla finale della lettera ai Corinzi, la seconda lettera ai Corinzi, dove c'è la Trinità intera, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Vedete che il Padre qui è semplicemente chiamato Ofeos, Dio. Per cui di per sé, nel linguaggio di Paolo, per poter parlare della paternità divina, dovremmo andare a vedere tutti i passi in cui si parla di Dio semplicemente. Perché per lui... Dio Padre è già nell'interno del termine Dio, tant'è vero che qualche volta li usa come sinonimi, Dio e Dio Padre. Ecco, dicevo, anche per Paolo, prima di tutto c'è il Figlio, per eccellenza Cristo. Anche in questo caso io vorrei semplicemente far passare parole di Paolo senza mettere tutte le citazioni perché altrimenti dovrei continuamente ripetere numeri, numeri continui di versetti, di capitoli. È già difficile seguire Paolo. Cominciamo. Vorrei prima di tutto farvi sentire la celebrazione della persona del Cristo come, sono proprio termini usati da Paolo, icona del Padre o irradiazione del Padre. Cioè, se io devo conoscere il Padre, devo guardare Cristo. È l'icona perfetta. Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, ha la sua icona in Cristo, che è definito nella lettera ai Colossesi quell'inno di apertura solenne di questa lettera indirizzata a una comunità dell'attuale di una città che ora è un cumulo di rovine soltanto dell'attuale Turchia, è definito Cristo icona del Dio invisibile. Egli è quasi la persona visibile della persona invisibile che è il Padre, è l'immagine del Padre celeste. Uno scritto che è dei circoli paolini, non è di Paolo, sicuramente, la lettera agli ebrei definisce Cristo, con un'espressione abbastanza solenne, irradiazione della gloria e impronta della sostanza. Questo vorrei fermarmi un momento su questa idea dell'impronta. In greco c'è caracter. Voi ricordate che quando c'è il sigillo, il sigillo per esempio lo si mette sulla cera, anche noi abbiamo usato poi sulla cera l'acca, e il sigillo lascia l'impronta che autentica il documento. Ebbene, l'immagine che usa questo predicatore, che ha composto la lettera agli Ebrei, che forse apparteneva ai circoli paolini, è proprio questa. L'icona che prima usava Paolo non vuol dire semplicemente un'immagine, una pallida immagine. Nel linguaggio biblico è qualcosa che aderisce profondamente all'originale, tant'è vero che voi sapete che nella tradizione, anche attuale, araba per esempio, non si può fotografare, in alcuni ambiti molto chiusi soprattutto, non si può fotografare la donna, la moglie di un uomo, perché se tu gliela la o la dipingi, tu strappi lei, il suo segreto, il suo volto che deve essere nascosto dal velo, tra l'altro, perché la sua intimità, la sua realtà profonda, il suo mistero, il suo segreto, la sua identità può essere conosciuta soltanto dal marito, in questa comunione perfetta che intercorre tra loro due. Ebbene, ecco, l'icona, Cristo è l'icona del padre, qui si dice Cristo è l'impronta, è quasi il sigillo che noi abbiamo per poter conoscere Dio, per poter vedere il affacciarci sul volto di Dio. E ancora un altro aspetto di questa paternità di Dio che si effonde sul figlio su Gesù Cristo è per noi un po' sorprendente, perché Paolo continua a dichiarare che l'atto più grande che il Padre ha fatto nei confronti di Cristo del figlio è il farlo risorgere. La resurrezione è il sigillo più alto che dimostra a noi la presenza di Dio nel Figlio, perché come sapete la resurrezione così come concepita da Paolo non è una semplice rianimazione di un cadavere, ma è lo svelamento, l'epifania completa dell'uomo perfetto e soprattutto del Figlio di Dio nella sua pienezza, per mezzo del battesimo. Siamo stati sepolti insieme a Cristo nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo chiamare, che camminare in una vita nuova. Dio Padre ha risuscitato dai morti Gesù Cristo, si dice nella intestazione della lettera ai Galati. Che il Padre sia artefice della resurrezione di Cristo è una via per dichiarare anche che il progetto divino di salvezza concepito dall'eternità dal Padre comprende anche la morte, la resurrezione e la gloria. Il Padre ha questo grande disegno e questo disegno di salvezza ha il suo cuore, il suo nucleo fondamentale proprio nella resurrezione. E la resurrezione è definita in una maniera, e qui sentite proprio il linguaggio di Paolo, molto difficile, che è proprio in apertura del suo capolavoro. Quando Egli si presenta con quella lettera credenziale ai Romani, nei primi versetti della lettera ai Romani, Egli dice che la figliazione divina di Gesù Cristo si manifesta proprio nella resurrezione. Sentite come Egli definisce la resurrezione con il suo linguaggio. Egli, Fu costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti. Effettivamente è un linguaggio molto difficile, sul quale i teologi si sono accaniti anche per riuscire a vedere questa costituzione di Cristo come Figlio di Dio attraverso la risurrezione. In pratica nella resurrezione dai morti io vedo il Cristo in quella verità profonda che non mi era possibile conoscere attraverso la sua, il velo della sua umanità è quello il momento capitale in cui si celebra l'epifadia del figlio di Dio per Paolo ebbene se è vero che Cristo è il figlio per eccellenza Paolo però insiste molto dicevo sulla nostra filiazione divina. E Dio, padre dei cristiani, è espresso in tante forme. Io adesso vi vorrei presentarla, vi vorrei presentare questa nostra filiazione attraverso una, un testo che Paolo ripete due volte nelle sue due lettere fondamentali. È un testo notissimo. È un testo che abbiamo già citato, anche perché nell'interno c'è quella famosa parola aramaica che era il cuore del Padre nostro di Gesù. Quella parola abba che abbiamo spiegato l'ultima volta. Scrivendo ai Galati, che è come una specie di prova d'autore della lettera ai Romani, e scrivendo poi ai Romani, nei Galati al capitolo quarto, versetti 4, versetti 4-7 il testo che io vi leggerò nei Romani al capitolo 8 Paolo, versetti 15-17, Paolo descrive il modo con cui avviene la nostra filiazione. E io già ho avuto occasione di dirvi che potremmo idealmente giocare sull'immagine del pneuma, dello spirito. Egli dice che avviene attraverso lo spirito santo. Ora, la parola pneuma, spirito, vuol dire anche vento, come ben sapete. Respiro, respiro dell'aria è il nostro respiro. E allora Paolo quasi immaginerebbe quest'altalena di fiati, di respiri. C'è un respiro che è quello che è nel figlio, è un respiro unico, assoluto lo spirito che c'è nel figlio, per cui egli può dire Abba al Padre, può far levare verso il cielo questo fiato che dice questa parola, in una maniera suprema, unica, però. Dio ha voluto attraverso il Figlio che anche noi avessimo questo stesso fiato e facessimo respirando salire a Dio la stessa parola, non temendolo più come un sovrano impassibile, remoto nei suoi cieli misteriosi e dorati. Quando venne la pienezza del tempo, scrive Galati, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, tra parentesi è l'unica volta in cui si parla di Maria, nelle lettere di Paolo, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli e che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito, il respiro del suo figlio, che grida Abba. Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio sei anche erede per volontà divina. Questo, beh, questa bellissima pagina di Paolo, reiterata nella lettera ai Romani, fa capire qual è la nostra grandezza. E allora ecco che Paolo poi continuerà: dirà lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforterà i nostri cuori, li confermerà in ogni opera e parola di bene. Ancora ci ricorderà che la radice del nostro essere, del nostro esistere, non solo del nostro conforto, c'è questa presenza del Padre, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. È bellissima questa rappresentazione del ramificarsi della paternità di Dio in tutti gli uomini, vedete nell'intensità dell'interiorità. Per noi c'è infatti un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per lui e lui che guida la nostra storia, anche quella personale, come ricorda Paolo quando ai Tessalonicesi segnala che sarà Dio stesso, Padre nostro, e il Signore nostro Gesù Cristo, a dirigere il nostro cammino. In pratica Egli vede la vita morale, la vita, la nostra storia, la nostra esistenza con una mano anzi con due mani, vedete la mano del padre, la mano del nostro fratello maggiore, che è Gesù Cristo. Vorrei anche eh, concludere, ormai questa rappresentazione di Paolo, vorrei concluderla con una nota curiosa. Nella lettera ai Corinzi, Paolo cambia una dichiarazione che riguardava la paternità speciale che il Messia aveva, riceveva da Dio, quindi la filiazione speciale che il Messia aveva Secondo l'Antico Testamento, secondo l'oracolo di Nathan, indirizzato a Davide, nel secondo Libro di Samuele capitolo 7, lo trasforma e invece di applicarlo al Messia, ed è curioso questo, lo applica ai cristiani. Un testo messianico che dovrebbe essere adattato per eccellenza a Cristo, io sarò per lui come un padre ed egli sarà per me come un figlio, la tradizione lo applicherà sempre al Cristo. Anche il resto del Nuovo Testamento. Paolo invece nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 18, curiosamente si rivolge, rivolge ai cristiani queste parole di Dio. Io sarò per voi come un padre e voi mi sarete figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Quello che era di Cristo, vedete, viene quasi fatto scivolare anche nei confronti dei credenti, dei cristiani. Voglio concludere adesso con tre testimonianze con le quali un po' concludiamo tutto il nostro percorso. Sono tre testimonianze oranti perché non vorrei che questa conclusione, che questa riflessione teologica restasse soltanto sospesa nell'interno di questa dichiarazione che come vedete non ho ombra di dubbi. Cristo è il figlio unico, unigenito. Con un rapporto di amore assolutamente incomparabile, questa è la dichiarazione di Giovanni e di Paolo, ma al tempo stesso vedete con quanta insistenza si dice che non soltanto i cristiani, ma tutti gli uomini fanno parte di questa. ricevono questo mantello d'oro della paternità di Dio che si stende su tutte le sue creature. E allora vorrei proprio testimoniarla con tre preghiere. Prima di tutto la prima, che è veramente affronta quel tema che abbiamo già evocato una volta dicendo questo tema noi lo teniamo tra parentesi però è quello che più osta che più è contrario alla categoria di Dio Padre ed è il dolore il male la sofferenza innocente soprattutto ecco io qui vorrei proprio porvi una bella testimonianza di Raissa Maritain, la moglie del filosofo Jacques Maritain, tanto caro Paolo VI, che lo volle alla conclusione del Concilio Vaticano II come interprete del messaggio rivolto agli uomini di cultura del mondo intero. Raissa, sua moglie era ebrea e anche dopo la, convers la conversione al cattolicesimo aveva conservato amore per le sue radici e ha scritto una preghiera che è intitolato in latino Deus Excelsus Terribilis, che echeggia il grido lacerato delle vittime dell'Olocausto. La preghiera, la poesia preghiera, è composta nel 1943. È il lamento amaro dei figli che noi lasciamo sospeso e che Dio comprende, che si sentono abbandonati dal loro Padre Celeste. Se noi gridiamo, Abba, Pater, tu non ascolti il nostro grido, Esso ritorna a noi come una freccia che ha colpito il bersaglio impenetrabile. Tu ci respingi nella notte. È come se avessimo perduto il Padre nostro che è nei cieli. Un baratro si è aperto tra la misericordia e la miseria e tu non vuoi superarlo. Ma io vi ho detto, quando abbiamo iniziato questo lungo viaggio, abbiamo detto che tutti hanno pregato Dio come Padre. Ed ecco allora ricordiamo che questo è un tema universale però, nonostante lo scandalo del dolore, lo scandalo della sofferenza. E allora vorrei proprio farvi sentire una preghiera di Mirza Hussein Al-Nuri, detto Baha'llah, il quale è stato il fondatore di una religione nel secolo scorso. Mh, che si è staccata per gemmazione dal, dall'islam, il bahaismo, egli era nato in Iran nel 1817 ed è morto martire a Baghdad nel 1892. Signore, Padre di grande bontà, Dio, rallegra i nostri cuori col profumo del tuo amore. Fa brillare i nostri occhi con la tua luce che ci guida, incanta le nostre orecchie con la melodia della tua parola, ponici al riparo nella fortezza del tuo amore paterno. Tu sei l'onnipotente, sei colui che perdona, sei colui che è indulgente nei confronti delle debolezze di noi uomini. Il Padre è il male dell'uomo e il Peccato. E da ultimo finisco proprio in questi giorni, anche se poi dopo queste mie conferenze verranno registrate, quindi passeranno, verranno poi ascoltate in contesti diversissimi. Oggi, in questi giorni del marzo 1999, mentre voi mi, mi ascoltate, voi sapete che sul mondo si sta stendendo, in un'area di questo mondo ancora, la tempesta della guerra, queste guerre, le guerre che mai finiscono. E allora vorrei proporvi in finale la preghiera a un Padre nostro rielaborato da un uomo politico di grande rigore. Segretario generale dell'ONU, un uomo mistico per certi versi, anche se attivo, vittima proprio per la pace, lo svedese Dag Amerschold, nato in Svezia e morto nei cieli del Congo mentre stava, nel 1961, mentre stava facendo un'operazione di pace per l'ONU. È una preghiera che ci può introdurre anche nel grande giubileo. Sia santificato il tuo nome, o oh Padre, non il mio. Venga il tuo regno, non il mio. Sia fatta la tua volontà, non la mia. E donaci soprattutto pace. Pace con te, pace con gli uomini, pace con noi stessi. E liberaci dalla paura.